Salve a tutti e bentornati in Sonic Frontiers. Siamo alla settima puntata di The Final Horizon. Nello scorso episodio avevamo fatto praticamente tutta la seconda sezione di Amy. E adesso dovremo fare, ovviamente, la seconda sezione di Knuckles. A questo ritmo dovremmo riuscire a finirla oggi, però non lo so. Diciamo che in questo aggiornamento i progressi si fa sempre quello che si può, però non si sa quello che si potrà fare. Allora, dobbiamo distruggere un punching ball. Questo l'ho già fatto. Questa volta me lo ricordo anch'io. Quella era una sfida di Sonic, me lo ricordo. Apprezzo il fatto che Knuckles utilizzi lo stesso modo di planare che utilizzava in Sonic Advance. Cioè lo stesso modo di andare sulle rotaie. Apprezzo un po' meno, ovviamente, alcune caratteristiche del modo in cui le rotaie sono messe in questo aggiornamento, che creano sempre problemi. Questo l'ho già fatto, questa parte cioè ricordo delle sezioni con queste scatole esplosive, però Knuckles purtroppo, mi dispiace sempre dire questo, ma è il personaggio che ha la musica di sottofondo che mi dà più fastidio probabilmente di tutti. Non so perché. Forse è sempre perché non cambia mai e durante tutta l'esplorazione con lui si tocca sentire cosa che, insomma, di nuovo non è che voglio mancare di rispetto a qualcuno a cui potrebbe piacere questo genere. Sia chiaro, io non lo faccio mai per offendere i gusti musicali altrui, però diciamo che da Knuckles neanche è il genere di musica che mi aspetto. Ma la musica di questo gioco in generale non è quella che mi aspetto da Sonic di solito. Vabbè, poi sarò sempre io che sono nostalgico della musica di Adventure. Insisto però che lo sono per un motivo, perché la musica di Sonic Adventure e Adventure 2 e Heroes è un capolavoro. Ok.
Il primo indicatore facile di tutto questo aggiornamento. Ho trovato. Ovviamente per 4. Caselle. Ok. No, non siamo in grado di aprire. Coco Guardiani. Questa volta abbiamo i muri per l'arrampicata di Sonic che compaiono dopo, sempre per la distanza di caricamento un po' particolare del gioco. E questo è per cos'è? Per costo. Cioè io devo fare questa cosa per affrontare Ghost. Con Knuckles. Ma poi dove sarebbe Ghost? Cioè, dove compare? Ah, cioè, arriva fino a qui. Allora sarà all'inizio, proprio alla base di tutta sta cosa. Sì, eccolo. Gli sviluppatori qui veramente hanno deciso di fare i sadici. Dai! Cioè! Ah, e poi... Ok, devo fare tutto praticamente... in un colpo. E senza light dash, perché ovviamente io non ce l'ho, ce l'ha Sonic. E ogni volta poi che prendo... questo, lui riesce a crearmi un buco nero accanto, proprio. Ah, quanto odio Ghost. Cioè, è la definizione per me di un guardiano che dà solo fastidio. Ogni volta. Fammi il buco nero ora! Forza! Ok, e adesso... com'era? Di qua? Ok. Evidentemente non è questo il posto migliore.
Ah, ma è fatto per tutti i personaggi. Uno, due, tre. Ok. Riproviamoci perché questa volta ho capito come si fa. Forse una volta tanto riusciamo ad affrontare. Ok, sempre che non si capisce dove ricompariamo. Ok, dai, che tra l'altro abbiamo 374 ring, non è poco. È un buon inizio. 1. Questa è la scelta sbagliata. Questa è la scelta sbagliata, decisamente. Vabbè. Sempre con questa schiacciata maledetta che non parte immediatamente. Cioè, poi sei Knuckles, sei il combattente, dovresti avere una schiacciata velocissima. Invece no, deve fare questo caricamento inutile. Ok che fa un'onda d'urto, però sei Knuckles, cioè dovresti essere in grado di fare onde d'urto anche senza caricare il colpo. Iniziano a mancarmi i cimiteri di Valencia. Almeno lì non c'ho sti fantasmi maledetti che mi tolgono i ring. Non provarci neanche. Ok. E questa volta ci giriamo verso quello lì. E cadiamo, ovviamente. Beh, scusate, è vero, non ho considerato il fatto che questo qui avrebbe... mi avrebbe lanciato in un filmato e avrebbe tolto il mio controllo. Schiacciata. Uno. 2, 3. Andiamo dritti qui sopra e finalmente in qualche modo siamo riusciti. A questo punto, no, prima andiamo da quello lì che sta più vicino. Visto che iniziamo anche da molto in alto, dovremmo avere grossi problemi. Certo, non lo sappiamo finché non si carica quest'isola, che poi nel gioco normale non c'è tutto questo problema di caricamento, secondo me. In questo aggiornamento c'è sempre, invece. Come si spiega sta cosa? Forse perché l'aggiornamento ha più strutture di questo tipo? Ok, scusate un attimo. Ok, un attimo, ma quello è un indicatore? Ah, quello è un indicatore, ok. Dov'è? È lì. Allora andiamo direttamente. Da questo punching ball. Thank you.
e distruggiamolo. A che scopo? Ancora non ho capito. Cioè, Tails dice che dovrebbe aiutare per... dovrebbe aiutare con tutto il discorso dei Cross Emerald, però... non mi sembra che sia stato spiegato esattamente come. Evidentemente dovrebbe esserci qualcosa che non c'è ancora. Per esempio questo, forse. Ok, meno male che almeno no. Gioco, allora, io non te li faccio i complimenti, però se... tu, due secondi dopo, mi contraddici. Stavo dicendo, meno male che non cade subito. E tu ovviamente che fai? Cadi subito. Io ogni volta che gioco a questo aggiornamento cambia la mia opinione. Non capisco perché. Non riesce a mantenere una cosa stabile. Deve sempre cambiare in qualche modo. Devo sempre passare da dire ah ok, questo è bello, questo è fatto bene, a dire questo fa schifo, questo è design veramente ad un livello vergognoso. E non dovrebbe essere così, secondo me. L'opinione che una persona ha di un gioco alla fine dovrebbe essere più o meno stabile, diciamo. Non dico che non deve cambiare mai, assolutamente no, anzi è sbagliato che l'opinione su un gioco non cambi mai mentre si sta facendo. Credo che anche voi sareste d'accordo che quando state giocando la vostra opinione molto spesso può cambiare anche da un momento all'altro, ok? Però ogni episodio succede qualcosa che ti fa dire, in questo aggiornamento, ti fa passare dal dire ah sì, questo è fatto bene, al dire no, questo è vergognoso, appunto. Questo è design a livello di... non lo so. Ed è in tutto il gioco così. No, non è... non c'è una consistenza di qualità. Secondo me, in questo gioco. Ed è quello il motivo per cui alla fine non potrà mai essere tra i migliori. Perché ogni volta che io sto giocando,
ogni volta che faccio una nuova sezione, ci sarà questa sensazione difficile da spiegare. È come se passasse da... Vabbè, avete capito, insomma. Non si mantiene costante e ogni volta che si sta giocando si finisce per cambiare idea, praticamente. E non credo che sia una buona cosa questa. Allora, io nel frattempo non ho idea di dove devo andare. Cioè, sì, lì però. Ah, ok, ci posso andare così. Proprio. Ho appena ottenuto la planata infinita. Quindi, niente. Vola. Questo non è planare, questo è veramente volare. Guardate qua. Cioè. Immaginate ad averci in qualsiasi altro gioco di Sonic questa abilità. A parte che è velocissimo. Era velocissimo. Ma poi ricordo male mio o la planata non era immediata? Cioè, io mi ricordo che ci metteva qualche secondo a iniziarla. Forse è questo l'aggiornamento. È vero, perché io dimenticavo che c'è stato l'aggiornamento alla versione 1.41. Potrebbe essere che hanno pensato, ok, questa planata non funziona bene, cambiamola. Purtroppo non si sono resi conto che neanche questa versione, o meglio, no, non che non funzioni bene, è solo difficile da abituarci, sì. Perché io ho ancora in mente il fatto che la planata non è istantanea. E visto che non c'erano le note per questo aggiornamento, come per gli altri, mi trovo anche a pensare. Per caso hanno fatto una cosa simile anche con altri personaggi? Per caso Amy, per esempio, non può più saltare allo stesso modo? Beh, sarebbe strano, perché in tutto questo aggiornamento è stato creato il level design con questa abilità in mente. Ok, tenere a mente il fatto che se venite colpiti da nemici in quel modo potete salvarvi. Vabbè, poi neanche ho capito che cosa ci sarebbe alla fine. Certo, non per questo dovrei andarmene, però ci posso arrivare solo per di qua. Vediamo. Se io prendo queste molle, posso arrivare qui. Io questa sezione però me la ricordo con Sonic.
ci troviamo un po' in una situazione in cui non ho idea di dove sia la strada che dovrei prendere. Questa parte mi sembra più da Tails, però. Ok, così ritorniamo qui. Perfetto. Una volta tanto il gioco ha pietà per me. Pensavo veramente di dover rifare tutta la sezione di prima. Certo. Non si capisce proprio bene dove dovrei andare, però. Questa volta facciamo attenzione a questi nemici. Che hanno una hitbox che veramente lasciamo stare. Ok, però riusciamo a fare un giro così, poi attaccati a questo muro, Knuckles. Ho detto. Ok, facciamo il giro sopra di loro, poi ritorniamo di qua, poi facciamo il giro di qua. Ti prego. Non ho idea di che cosa sia appena successo, se attaccato a qualcosa di non meglio specificato. Ok. Non ho parole per descrivere quello che sta succedendo. O meglio, ce l'avrei, però. Su questo canale ho stabilito delle regole per il linguaggio che voglio rispettare. Per il mio, almeno. Non sono responsabile di quello che dicono i miei collaboratori. Come mi aspettavo, qui abbiamo trovato un altro coco indicatore. E a questo punto possiamo passare di qua, così. E dai, alla fine stiamo sbloccando un po' di mappa. Prendiamo quello lì. Dov'è? Non lo vedo più, eccolo. E poi prendiamo il Chaos Emerald. Tanto il resto non credo che conti, non credo che venga contato da qualche parte se abbiamo preso o no tutti i coco che ci danno le abilità, i punti abilità, cioè. Voilà. Ovviamente non per questo li lasciamo lì. Però
Sì, la mappa inizia a prendere un pochettino di forma. Non ce ne sono altri, quindi possiamo prendere. Ma non avevo una cosa del tipo questo. Come funziona questo attacco trivella? Anzi no, prima finiamo di vedere questa zona, anche se credo proprio che mi porti all'indicatore che ho appena preso. Sì, quindi non lo faccio, però invece questo qui come funziona? Ah, non è per i bersagli multipli? Oh sì, è per i bersagli multipli. E allora perché non li prendeva di mira quelli là? Forse non può prendere di mira questi nemici perché sono quelli aerei. Certo, non ci sono bersagli multipli qui. Altro dettaglio. Ah sì, mi ricordo questa parte in realtà. Questa parte è assolutamente non sadica. Era per la torre, sì. Deve essere qui che inizia il percorso. Ok, questo è un percorso basato tutto sugli anelli. Quelli che io continuo a chiamare gli anelli del volo perché questi sono quelli che su Sonic Heroes prendevate con il personaggio in formazione volo. Per darvi una spinta a mezz'aria. Facile, proprio. Senza problemi, arriviamo qui. E ci prendiamo il Chaos Emerald. Anche Knuckles inizia a corrompersi. Oh no, you don't. Sonic handled four islands of this mess. I'm not going down to just one. You hear that? This isn't over until I win.
Nel frattempo, dai, facciamo pure un inizio di Tails. Però prima salviamo la Pip. Ok. Allora, non mi ricordo onestamente. Quanto tempo? Ok, qui non avevo capito che cosa dovevo fare. Pure a schiacciare i Tails, vabbè, lasciamo stare. Funziona come quella di Knuckles e di conseguenza non è buona. Questo gioco non sa decidersi se vuole essere amperezzato o no. Credo che me ne possa fare un'idea. In questo momento non credo che sia tra le sue priorità farsi apprezzare. E non mi spiego perché. Non mi riesco a capacitare che un gioco possa fare cose simili. Perché dovresti farlo? Sviluppatore di Sega, sviluppatore di Sonic Team, perché dovresti fare un gioco che fa cose come questa? Nel tuo ultimo aggiornamento, che aspettavano tutti i giocatori. E vabbè, quanti punti ho preso? Parata indebolente, ovviamente finiamo qui nel simulatore. Altra scelta tra le più stupide che io abbia mai visto. Non si è mai visto. Non mi sembra che prendendo le abilità in Batman Arkham Knight io finissi in un simulatore forzato. Ok, non mi ricordo onestamente se ci finivo in un simulatore, ma di sicuro non funzionava in questo modo. E anche in caso, la mappa non è fatta per questo. La mappa con queste sezioni lineari non funziona con quest'idea di dover finire sempre in qualche simulatore che poi ti può far perdere i progressi. È frustrante. Non funziona bene come idea. Funziona quando, ok, anche se finisci per perdere dei progressi, ti tocca fare solo un pochettino di strada in più, non è un grosso problema. Ok, perché no, prendiamoci quell'indicatore e poi magari possiamo anche chiudere l'episodio. Forse per arrivarci dovrei partire da qui. Qui che i nemici sono ricomparsi tutti, però per fortuna. Non mi tocca eliminarli di nuovo. Questa volta c'è qualcosa giallo.
Quindi forse questa sezione è veramente per Tails. Infatti. Eccolo qua, un indicatore. Ma è lo stesso? Sì. È lo stesso e quello è il dispositivo che mi serve, mi sembra. Sì, quindi facciamo così. Adesso io vado a prendere quell'indicatore e poi prendo il primo dispositivo. E poi possiamo concludere. Che ci sono le stelle cadenti di nuovo? Sì. Ovviamente però l'indicatore non è proprio qui. Quello che sarebbe tank più o cose simili. Qualcosa che io non vorrei mai vedere. Ha funzionato. Però non ho capito dove dovrei andare. Cioè, di là? Ok, di là c'è. Ah, li respinge. Ok, proviamo a parlare con lui. Darn. That weakened it, but it's still holding on to the emeralds. E invece l'indicatore è di qua. E per arrivarci devo fare il giro da qua, ok. Purtroppo così bisogna fare le cose qui. Cioè io attivo il dispositivo e mi cadono in testa scatole esplosive, ok. Ma poi esplodono subito questi. Ah, non li posso distruggere. Ok. È la cosa più brutta che abbia mai visto, onestamente, in un gioco di Sonic. Proprio esteticamente. Cioè, dai, un minimo. Scatole esplosive che cadono senza motivo dal cielo e distruggono una serie di nemici. Perché? Almeno è da queste parti. Ok.
quindi facciamo questo giro. Ah, qui c'è Sage. Miles Prower, if you and the doctor combine your intellect. I wouldn't mind, but I don't know if Dr. Eggman would be willing. You two are at odds with one another, yet you would cooperate with him? Of course. I couldn't answer that on Chaos Island, but now I'm ready to decide for myself. Ok. Però vi direi sempre che queste storie secondarie, nella loro versione di quest'isola, fossero un pochettino più veloci, però va bene. Allora, direi che possiamo comunque chiudere qui. Nel prossimo episodio scopriremo che cos'è quello lì e finiremo anche questa sezione di Tales. Sì, dai, direi che va bene come tempo. Quindi, per questo è tutto. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto commentate, iscrivetevi, lasciate un like, condividete il video. Se il video non è piaciuto, commentate comunque se non vi è piaciuto. Cose che appassioneranno il contenuto. E noi ci vediamo nel prossimo episodio di Sonic Frontiers The Final Horizon. Ciao a tutti!